Siamo con Eugenio Galli, pittore, scultore, artista. Partiamo da qui. Cosa preferisci? Va bene, la definizione ho l'effetto. Per te cos'è l'arte? L'arte sono state scritte moltissime cose riguardo all'arte, volumi, volumi, volumi. L'arte è la sua semplicità e comunicazione. Chiaramente, in quanto comunicazione, deve trasmettere qualcosa. Trasmette emozioni, trasmette messaggi. E deve avere in sé delle qualità. Chiaramente non deve essere né troppo originale né troppo scontata, e ci deve essere anche una tecnica, quindi una capacità tecnica esecutiva che permette appunto il passaggio di questi messaggi, di queste emozioni. Si riassumerebbe, come la definisce il filosofo Hubbard, la qualità della comunicazione. Questa è nell'essenza l'arte. Però, come dire, noi abbiamo a che fare oggi con un'arte invece, quindi è più astratta o comunque astratta, giusto? E quindi questo, come dire, aumenta o diminuisce un po' la complessità per l'artista e per il fruitore? No, per l'artista è nel suo diritto intraprendere nuove strade, eccetera, Più eccetera. libero. Deve essere libero, deve considerarsi libero. Deve sempre però mantenersi al rigore del discorso comunicativo. Certo, E quindi è il rigore comunicativo di riuscire riuscire a sempre a trasmettere. dire quello che uno si sente. Esatto. Ecco, però il tuo messaggio, no, che tu appunto vuoi comunicare, perché questa è l'essenza della tua arte, naturalmente è un messaggio che passa attraverso un percorso pittorico. Ecco, faccelo un po' capire questo. Il mio messaggio principale è quello di stimolare la spiritualità nell'individuo, quindi la sua condizione spirituale, di elevare, neanche elevare, stimolare la sua condizione spirituale. È chiaro che il fruitore, come si suol dire, deve metterci del suo, ma deve avere anche la possibilità di metterci del suo. Però il concetto è questo, è molto importante che ci sia un apporto da parte del fruitore, un coinvolgimento. Senti, nel tuo percorso, no, artistico sostanzialmente, cioè, le fasi di passaggio anche di tipo dimensionale, no? Cioè, quindi dalla dimensione all'altra, arrivare alla scultura, eccetera, sono dei passaggi importanti per te oppure è solo una questione tecnica? Poi le tecniche possono cambiare, l'importante è che avere la conoscenza, la praticità, appunto la capacità tecnica per poter sempre trasmettere i famosi messaggi o emozioni. Certo, facciamo uno stadio successivo. So che, come dire, tu sei molto refrattario, anzi diciamo che ti vengo a sticare quando dici mi spieghi la sua opera. No, perché assolutamente non esiste. Nella maniera più assoluta, è un paradosso in assoluto. Allora, se partiamo dal punto di vista che l'arte è comunicazione, quindi comunicare un qualcosa, che senso ha che un terzo o, peggio ancora, il creatore stesso spieghi la sua opera? Sarebbe come una persona che parla con un'altra persona che ha bisogno di un interprete, a meno che sia una lingua straniera, ma l'arte non è una lingua straniera, l'arte è universale. Quindi è totalmente un paradosso. Va ad annullare chiaramente l'opera e a invalidare l'artista. Difatti io non do neanche i titoli ai miei quadri. Passando invece dalla spiegazione dell'opera, no, che abbiamo detto che tu rifuggi, no? Di riflesso, cioè, ci porta a considerare la funzione della critica. Io ho molti amici critici, la critica, già la parola critica è brutta. Secondo me comunque il critico dovrebbe essere quella figura che presenta il pittore o comunque diciamo artista, anche se artista è una parola grossa, al pubblico, perché non tutti hanno la possibilità di frequentare lo studio dall'artista e quindi non possono conoscerlo direttamente, conoscere i suoi pensieri, conoscere
suoi punti di vista e il suo percorso anche artistico. Quindi la critica è quella che dovrebbe presentare da un punto di vista biografico e percorso artistico il pittore. E il critico deve essere proprio quello che pungola l'artista a creare, creare e lo aiuta in questa direzione, non dandogli indicazioni. Quindi non fa non la mediazione, assolutamente, ma l'accompagnamento. Esatto. Penso che tu non rinneghi il tuo passato, assolutamente, no? Esatto. È un bagaglio importante. È quello che mi ha permesso di arrivare dove sono arrivato. E da questo punto di vista, cioè, tu non hai, come dire, percorsi tracciati, obbligati, traguardi, obiettivi? No, io quando io creo non ho in mente assolutamente niente, non ho in mente nessun prospetto, non ho in mente nessuna idea. Chiaramente non era così nel passato, sono arrivato in questa condizione. Succedeva che, chiaramente è normale, no? Che si pensi a delle linee, a dei colori, che sono i componenti con cui è fatto un quadro, parlando di un quadro. Quindi si hanno delle immagini mentali che dovrebbero essere poi riproposte sulla tela. Questo non mi andava più bene. Sono riuscito, e non con poco impegno, ad arrivare in studio, la tela preparata magari il giorno prima, e da lì parto con una linea, parto con un colore, chiaramente poi la tecnica mi dà la possibilità di completare l'opera. Ecco, però questa fase di lavorazione probabilmente ti riporta, non so se al tuo lavoro originale di orafo, no, eccetera, o comunque a una dimensione anche dell'artigianato, insomma, no? Che entra una componente un po', no? Certo. Dell'arte, giusto? Esatto, e questo mi ha fatto molto piacere, mi fa molto piacere perché scopri sempre cose nuove, impari, c'è sempre da imparare. In effetti c'è il detto che dice che un bravo artista deve essere anche un buon artigiano, e fatto ad arte, insomma, no? La definizione fatto ad arte. Esatto, a regola d'arte, se mi capisce il lavoro artigianale. E anche un buon artigiano deve comunque essere un buon artista, anche se io credo che ci sia una differenza sostanziale tra artigianato e arte come viene intesa oggi, perché arte nel Medioevo era l'artigianato, oggi invece sono le belle arti. L'artigianato nasce per un'esigenza materiale dell'uomo, serve all'uomo, poi viene inserito anche dell'estetica e viene inserita anche dell'arte, se vogliamo. Mentre le belle arti, quindi pittura, scultura, danza, poesia, eccetera, si rivolgono esclusivamente all'essere in quanto essere spirituali, non danno un servizio materiale. Questa è la differenza, io credo che sia corretta. Il pubblico, come dire, in genere fa fatica, oppure c'è un po' un allontanamento dall'arte. Purtroppo più andiamo avanti più il pubblico si allontana dall'arte. Questo per colpa degli artisti che sono sempre più astratti o invece? Anche per quello, perché può essere che l'originalità espressiva di un artista appaghi il suo autocompiacimento, però non riesce a trasmettere un qualcosa al fruitore in quanto è troppo originale. Io credo comunque che l'allontanamento è dovuto più che altro al fatto che oggi il fruitore, negli ultimi tempi, il fruitore negli ultimi anni è stato abituato ad avere un interprete che gli spiegava la psicologia, il motivo per cui, perché la linea è stata fatta in questi termini, in questi modi, ha usato quel colore, in quanto l'artista in quel momento era, perché si rifà, eccetera. Tutte queste cose hanno invalidato il fruitore, che non è più riuscito a contribuire, e quindi c'è questo allontanamento. Poi c'è giustamente anche la componente di originalità esasperata che magari possiamo trovare, di cui si potrebbero fare degli esempi. Però io torno a queste tue risposte, tu hai sottolineato ancora la parola emozione, no? Credo che sia un tratto che ti appartiene molto, no? Questo desiderio di suscitare emozioni. E certo, non dovrebbe appartenere solo a me, dovrebbe appartenere a qualsiasi persona che fa dell'arte, che crea dell'arte.
Oltretutto c'è anche un fatto che questa emozione non deve essere un'emozione, un impatto emotivo immediato, e un quadro deve piacere nel tempo, anzi, un quadro che per essere un bel quadro per il fruitore, più viene guardato, più dovrebbe emozionare. Questo dovrebbe essere la prova del nove. Sì, però per tornare agli stati d'animo, cioè, quindi se un artista attraversa fasi della sua vita per tantissime ragioni particolari, cioè queste incidono, influenzano poi nelle sue opere, ed è giusto che avvenga così. Quando un individuo, un artista crea, indipendente da qual è il suo carattere, da qual è il modo in cui si, quali sono il suo attuale emozionale, diciamo, quotidiano, quando lui crea, esce da questa condizione, è come se raggiungesse una condizione di estasi, se vogliamo, per cui facciamo un esempio pratico, una persona gretta, magari considerata un po' meschina, burbera, eccetera, magari può creare, anzi non magari, crea delle opere che trasmettono un senso molto elevato nella scala delle emozioni. E quindi quando il fruitore dell'opera, per dire, prova lo stesso di fatto sentimento, emozione, eccetera, e già quel fatto, l'artista ha raggiunto il suo risultato, giusto? Sì, l'artista ha raggiunto il suo risultato. Soprattutto se è un'opera di denuncia, diciamo. Esatto. Ma anche se non solo di denuncia, come dire, di comunicare anche uno stato di benessere, di felicità, di gioia, di visione della vita, giusto? Che questo dovrebbe essere lo scopo primario, perché la denuncia può venire o può non avvenire, può avvenire solo in determinate situazioni, ambiti storici, eccetera, no? Mentre la linea portante deve essere quella di creare un qualcosa, di dare un qualcosa in più. È chiaro, dare un qualcosa in più vuol dire trasmettere delle emozioni positive, far sentire meglio il fruitore in un modo o nell'altro. Quindi tu ci stai dicendo che fare un quadro, una scultura, eccetera, alla fine deve far star bene l'artista, no? Per far star bene poi il fruitore. Sì, più o meno è così, anche se lo scopo principale è l'artista per forza deve sentirsi bene, crea, sta facendo quello che ha sempre voluto fare. E lo scopo principale è sempre quello di trasmettere qualcosa, per quanto mi riguarda, cioè trasmettere qualcosa di positivo e di costruttivo, sempre a livello spirituale. E quando parliamo di emozioni, chiaramente siamo nell'ambito spirituale. Poi possiamo, perché noi parliamo di spiritualità, un senso di libertà, un senso di serenità, un senso di gioia, un senso di rilassatezza, chiaramente sono tutte cose, sono tutti elettroni, diciamo, che girano intorno al nucleo, che è la spiritualità. E quindi Eugenio Galli ha ancora qualcosa da dirci, insomma. Spero proprio di sì, anzi, ho moltissime cose ancora da dire. Altrimenti ci dovremmo accontentare di quello. No? Che è già tanto quello che ha fatto. No? Io non so se gli altri si possono accontentare, io non mi accontento oggi come oggi, quindi cerco sempre di andare avanti, di divertirmi e soprattutto di riuscire a trasmettere quello che io voglio trasmettere. Bene, sicuramente risentiremo e soprattutto vedremo ancora opere di Eugenio Galli. Ok. Grazie. Grazie a te.